scusate, il telefono continua. 30 appuntamenti gratuiti in 4 giorni di festival tra Memoteca, Palazzo De Pili e stabilimenti balneari, alla faccia di quelli che pensano che il mare sia solo sole e ombrellone. Si diceva appunto che questa edizione del festival, dopo la scommessa riuscita della piazza, il circuito si sarebbe ancora più esteso. I bagnini di Lido e Sassonia, da giovedì 22 a domenica 25 giugno, ospiteranno laboratori per tutti, ma anche per bambini, fonte di investimento del festival, in quanto non c'è lettore adulto se prima non c'è stato un lettore bambino o qualcuno che da bambino non ci abbia appassionato la lettura. Quest'anno i servizi educativi del Comune di Fano è un partner organizzativo della kermesse, mettendo a disposizione gli spazi della Memoteca e coinvolgendo tutte le scuole di questa città in questa didattica trasversale ma molto efficace. Passaggi Festival, che in questi anni è cresciuto tantissimo, è diventato un appuntamento di rilievo nazionale che arricchisce chiaramente la nostra città dal punto di vista culturale ma anche turistico e aumenta l'investimento di Passaggi anche sul mondo dell'infanzia. Quest'anno ospiteremo, attraverso la collaborazione con la Mediateca, 31 laboratori di lettura legati al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. E fin dalla prima edizione che la macchina del festival punta sull'orizzonte bambini. Per questo le attività collaterali del festival assumono un peso rilevante nella composizione di tutte le giornate. Con la vocazione che ha una città come Fano non si può non tener conto di questo, soprattutto quando si decide di allargare appunto l'offerta del circuito del festival. Tante attività per bambini e per ragazzi alla Mediateca e nelle sedi delle varie stazioni balneari di Lido e Sassonia. Questo appunto per arricchire l'offerta del festival e attrarre insomma anche i più piccoli, che sono tanti in questa città e hanno bisogno appunto di essere, diciamo così, delle loro attenzioni. Quattro anni siamo alla quinta edizione.